Se anche voi giocate spesso a Red Dead Online su console PS4, potete contattarmi su uno dei miei social, sul PSN oppure nei commenti sotto un video per richiedere la richiesta di amicizia su PS4 e poter giocare insieme a Red Dead Online. Bella a tutti ragazzi, sono Orcuverde. In questo video vi mostrerò un nuovissimo super glitch per guadagnare XP infiniti su Red Dead Online. Il miglior glitch dell'XP presente fino ad ora su Red Dead Online dal periodo beta, che vi permetterà di guadagnare 105 XP per ogni uccisione. Avete capito bene, orchetti? Super glitch che vi consiglio di sfruttare prima che viene patchato per aumentare di rango molto molto velocemente, soprattutto se siete rango basso. Glitch funzionante su entrambe le piattaforme del gioco, PS4 e Xbox One. Per eseguire questo glitch avete bisogno di un vostro amico che vi aiuta, poi entrambi con il proprio cavallo dovete recarvi in questo punto preciso della mappa. Una volta arrivati in questo punto dovete aprire il menu di pausa, andare su impostazioni, poi dovete andare su comandi e a questo punto su modalità di agganciamento a piedi dovete impostare mira manuale. Fatto ciò dovete tornare indietro e uscire dal menu di pausa e poi entrambi con il proprio cavallo dovete recarvi in questo punto preciso della mappa dentro la galleria del treno. Arrivati in questo punto, entrambi dovete scendere dal proprio cavallo e poi farlo allontanare. A questo punto, orchetti, il vostro amico che vi sta aiutando dovrà posizionarsi in questo punto preciso dove state vedendo nel video. E voi che eseguite il glitch davanti al suo personaggio, a questo punto, orchetti, voi che eseguite il glitch dovete selezionare una qualsiasi arma, poi selezionare un qualsiasi tipo di munizioni speciali per quell'arma, nel mio caso le munizioni Express. A questo punto, con l'arma dovete mirare alla testa del personaggio del vostro amico, poi smettere di mirare e appena avete smesso di mirare dovete premere il tasto per sparare senza mirare, così che il proprio personaggio sparerà automaticamente in testa al personaggio del vostro amico uccidendolo. Facendo solamente questo guadagnerete 25 XP per l'uccisione, più altri 5 XP per il colpo alla testa, più altri 10 XP per gli occhi aperti, più altri 5 XP per le munizioni speciali, più altri 20 XP per la mira manuale, che sarebbero 65 XP. Ma non è finito, orchetti, perché quando il vostro amico sarà spawnato, spawnerà nel punto in cui era morto prima, per cui sopra al suo cadavere. A questo punto il vostro amico dovrà spostarsi col suo personaggio e voi che eseguite il glitch dovete prendere il suo cadavere e poi lasciarlo per terra. E quando l'avete lasciato per terra, come noterete, il gioco vi darà altri 5 XP per l'uccisione, altri 10 XP per gli occhi aperti, altri 5 XP per le munizioni speciali e altri 20 XP per la mira manuale, per un totale di 105 XP per un'uccisione fatta al vostro amico. A questo punto, orchetti, vi basterà ripetere il procedimento. A questo punto nella galleria sarà buggato, quindi quando uccidete il vostro amico continuerà a spawnare nel solito punto in cui era morto prima. E se il vostro amico dopo essere morto terrà premuto il tasto X/A per spawnare più velocemente, riuscirete ad eseguire questo glitch più in fretta, guadagnando davvero un sacco di XP in pochissimo tempo. Eseguendo questo glitch il proprio onore diminuirà, uccidendo continuamente il vostro amico, quindi se volete eseguire questo glitch sappiate questa cosa. Super glitch che vi permette di guadagnare XP per il rango del proprio personaggio, per aumentare le carte abilità e per i pass fuori legge. Glitch utile per aumentare di rango anche per giocatori con rango alto come il mio. Prima di concludere il video volevo avvisarvi di seguire la playlist dei glitch di Red Dead Online del canale, perché ci sono ancora un sacco di glitch e mone glitch funzionanti che potrebbero interessarvi, che ho caricato recentemente sul canale, che potrebbero esservi molto utili e potrebbero interessarvi. E niente, orchetti, appena questo glitch non funzionerà più scriverò subito facciato nel titolo del video per avvisarvi.
Quindi dentro cat, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando bombardate, distruggete e disintegrate questo video di pollicione in su, commentate e condividete. Condividete il video soprattutto con tutti i vostri amici che giocano a Red Red Online. Se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per diventare un orchetto e poi entrate nelle mie community di PS4, Orco Verde Gamer, tra parentesi YT, che trovate scritto sempre nella descrizione sotto ogni video, come anche tutti i link dei miei social su cui vi invito a seguirmi. E da Orco Verde tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!